Invitiamo le comunità a pregare per la pace. Tutto il mondo è in guerra, è in autodistruzione, fermiamoci in tempo. Il grido accorato di Papa Francesco scuote le coscienze e chiede un impegno forte a favore della pace. È tempo di trovare spazi di dialogo per porre fine a una crisi internazionale aggravata dalla minaccia nucleare. Ad un anno dall'invasione russa di uno Stato indipendente, l'Ucraina, vogliamo tornare a ripetere il nostro no deciso a tutte le forme di violenza e di sopraffazione, il nostro mai più alla guerra. Per questo motivo invitiamo le comunità ecclesiali ad unirsi in preghiera per invocare il dono della pace nel mondo. In Ucraina, così come in tanti, troppi angoli della terra, risuona infatti l'assordante rumore delle armi, che soffoca gli aneliti di speranza e di sviluppo, causando sofferenza, morte e distruzione, e negando alle popolazioni ogni possibilità di futuro. Sentiamo come attuale l'appello lanciato 60 anni fa da San Giovanni XXIII nell'enciclica Pacem in Terris. Al criterio della pace, che si regge sull'equilibrio degli armamenti, si sostituisca il principio che la vera pace si può ricostruire nella vicendevole fiducia. Se da una parte è urgente un'azione diplomatica capace di spezzare la sterile logica della contrapposizione, dall'altra tutti i credenti devono sentirsi coinvolti nella costruzione di un mondo pacificato, giusto e solidale. Il tempo di Quaresima ci ricorda il valore della preghiera, del digiuno e della carità, le uniche vere armi capaci di trasformare i cuori delle persone e di renderci fratelli tutti. Aderendo all'iniziativa del Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa, invitiamo a celebrare, venerdì 10 marzo, una Santa Messa per le vittime della guerra in Ucraina e per la pace in questo paese. Sarà un'occasione per rinnovare la nostra vicinanza alla popolazione e per affidare al Signore il nostro desiderio di pace. Chiedere la conversione del cuore affinché si costruisca una rinnovata cultura di pace sarà il modo in cui porteremo nel mondo quei germogli della Pasqua a cui ci prepariamo.